Pantaleo, siamo a novembre, ormai il vino nuovo è arrivato. Naturalmente la cantina Provenzano non può deludere quelli che sono i suoi clienti abituali, anche quest'anno si sente profumo di vino. Il vino novello non è il vino nuovo. Si inizia con uva sana interamente perché è una fermentazione che viene nell'acino dell'uva. Questo processo che dura circa 10-12 giorni porta a compimento questi profumi. Dopo questo periodo viene ammostata e di conseguenza inizia la fermentazione normale con questi profumi già acquisiti sia dalla questione della macerazione sia dei processi maggiormente quelli dovuti alla fermentazione malolattica, che è una fermentazione che trasforma l'acido malico in acido lattico per ammorbidire i vini. Io ho fatto delle prove sperimentali su questo prodotto qui e ancora dopo 3-4 anni i profumi, gli aromi prodotti da questo tipo di fermentazione per i novelli ancora era molto abbondante dopo 3-4 anni. Abbiamo riscontrato, io modestamente nel mio piccolo, insieme a degli studiosi francesi, abbiamo accertato che tenendo queste bottiglie 3-4-5 anni, dopo 4-5 anni abbiamo riscontrato ancora la presenza di molti profumi iniziali, ma è possibile berlo anche a distanza di un anno, 2 anni, avendo capacità di immagazzinamento, voglio dire, in cantina, come noi cerchiamo ogni anno di soddisfare i nostri clienti. Il Salento resta una terra a forte vocazione turistica, complice le bellezze dei suoi paesaggi, il mare, la cucina e soprattutto il vino. È tutto questo che racchiude la storia e l'eccellenza del territorio, che ha fatto non solo dell'olio ma anche del vino il suo punto di forza. Quel lembo di terra nel Mar Mediterraneo, infatti, è una zona incontaminata che racchiude la magia della coltivazione dei vitigni a bacca rossa, da cui derivano dei vini famosi e amati in tutto il mondo. La coltivazione della vite nel Salento ha origini lontane, parte dagli Illiri, un popolo dei Balcani maestri in questo tipo di coltivazione, per poi passare dai Fenici e Romani per arrivare fino ai giorni nostri. Ed è in questa lunga tradizione che si inserisce la storia della famiglia Provenzano, che sin dal 1879, di generazione in generazione, porta avanti l'esperienza e la passione nel settore della viticoltura e dell'enologia attraverso i suoi pregiati vini. Per ora è Pantaleo, enologo molto conosciuto nel settore, il testimone di questa lunga storia che, come un prezioso scrigno, racchiude i segreti, il sapere e le conoscenze legate a questo bellissimo mondo. Ad accogliere questa tradizione e l'idea imprenditoriale, ora c'è Andrea, figlio di Pantaleo e titolare dell'azienda La Cantinetta, che prende il nome dalla bottaglia di un'antica cantina di famiglia denominata Priore, dove in passato si invecchiavano le migliori produzioni. Questo proprio perché si vuole riprendere il carattere artigianale del ciclo produttivo dei suoi vini, considerati, riconosciuti di alta qualità e destinati ad una clientela esigente e selezionata del settore. Vogliamo a tutti i costi, e anche mio figlio Andrea, che è titolare dell'azienda, e mio figlio Giorgio, vogliono continuare a insistere a fare qualità. Se non facciamo qualità, noi non viviamo bene. Siamo veramente convinti che la strada maestra da seguire è la qualità. Questo vino qua, che si chiama Dominus, è un Salento primitivo di 14 gradi e mezzo. Questo è frutto di un lavoro, voglio dire, certosino, di uva intera, termocondizionata, vinificata, passata dopo 2 o 3 anni, 4 anni, con un periodo breve di botte. Molto apprezzato sul mercato nazionale, anche internazionale, perché noi spediamo in Svizzera, spediamo in Germania e abbiamo avuto grossi risultati, ma maggiormente i risultati li abbiamo avuti qui da noi, che queste aziende si dimenticano i turisti che quando vengono qua vogliono i nostri vini, non vogliono assaggiare il Cabernet, il Merlot, il Tokaj o il Barolo, vogliono vedere che tipo di produzione. Noi con la termovinificazione, cioè con la temperatura controllata di fermentazione a questi vini, che l'abbiamo introdotto intorno al 1980, hanno cambiato pagina della qualità, perché abbiamo incapsulato con il freddo tutti gli aromi che partivano, andavano via con la fermentazione che arrivava a circa 40 gradi. Questo Bonarges è frutto di questi due vini, del Negroamaro e del Primitivo, come se i due genitori nascesse un figlio superiore come qualità ai due genitori.
Questo Bonarges, che ha un nome particolare, è un nome aramaico, e ha dato dei risultati eccellenti, perché piccole nei del primitivo come vitigno e piccoli nei negativi del negromaro sono stati compensati da questo qua. La Cantinetta, casa vinicola di Andrea Provenzano, via San Domenico 120, Ugento. Info 0833 55 66 91. Visita il nostro sito cantinettaprovenzano.com.